Allora, oggi in Costiera Amalfitana comincia un progetto, un processo culturale molto innovativo. La consegna delle borracce ai ragazzi delle scuole è un primo passo. Serve ad educare i bambini principalmente e attraverso i bambini educare i cittadini residenti della costiera alla riduzione dell'utilizzo di plastica. Naturalmente il progetto riguarda il turismo, quindi riguarda i viaggiatori, ma abbiamo pensato di partire dai cittadini residenti per essere coerenti, perché prima di proporre una borraccia in Tritan ai viaggiatori della costiera, vogliamo che siano utilizzate dai cittadini residenti. L'utilizzo di una borraccia di Tritan, che è un materiale, un polimero riutilizzabile e atossico e lavabile in lavastoviglie, ci permette di non immettere nell'ambiente 80 grammi di CO2 ogni volta che la utilizziamo, per cui bastano pochi calcoli, moltiplicata per tutte le volte che apriamo una bottiglia d'acqua, diventa un processo importante. Fortunatamente la Costiera Amalfitana non è oggetto di un inquinamento da plastica, lo abbiamo sperimentato quest'estate quando abbiamo messo in mare gli spazzamari, abbiamo messo in mare dei droni per il monitoraggio del mare. I rifiuti trovati non sono di grande quantità, però è un progetto che mira alla protezione di un ecosistema così delicato, che naturalmente va assolutamente protetto.